Noi siamo, come diceva l'ingegner Mengoli, a un anno e mezzo data dall'inizio del programma Workplace Manufacturing, quindi anche per stimolo al dibattito che ci sarà nel corso del pomeriggio vogliamo fare alcune considerazioni, quali quantitative, su quella che è la nostra esperienza, soprattutto nell'ambito e finalizzata ad evidenziare le criticità. La nostra esperienza dice che un programma Workplace Manufacturing deve partire assolutamente e fortemente da un grande commitment direzionale. Noi in questo siamo fortunatissimi, il boost al nostro programma VCM viene dato dal nostro amministratore delegato, che è nel committee della Workplace Manufacturing Association, ma di pari passo grande commitment direzionale, ma allo stesso modo fondamentale il coinvolgimento della struttura. Workplace Manufacturing, come diceva l'ingegner Sganzella, è fondamentalmente basato su un training che deve essere esteso ai massimi livelli, che deve essere continuato e continuativo e deve interessare soprattutto, o non solo, ma soprattutto la base aziendale e le fabbriche in primo luogo. È un metodo rigoroso, parlavamo prima di standard di colori, anche in quello bisogna essere rigorosi. Noi spesso abbiamo l'alibi della nostra fantasia, della nostra creatività, ma è importante assolutamente che ci facciamo permeare dall'approccio e dalla disciplina che un metodo come il Workplace Manufacturing assolutamente ci impone. Abbiamo parlato di training, non aggiungo nulla, ne abbiamo parlato in maniera assolutamente diffusa, ma in questo noi siamo stati e continuiamo ad essere guidati dal Manufacturing Training Unit di Fiat, che ci segue e ci guida in quelli che sono i vari step del nostro programma. Fondamentale è anche l'appartenenza e il concetto di auditing, il confronto con realtà che da questo punto di vista sono più avanti o più evolute nell'implementazione di un programma complesso e complicato come il Workplace Manufacturing è assolutamente fondamentale e ti dà una oggettiva evidenza dei tuoi gap da colmare per raggiungere l'obiettivo che ti poni e che ti dai dal punto di vista della competitività. Appunto, competitività. Noi abbiamo provato a fare un esercizio. Noi siamo partiti nel primo anno ottenendo quei risultati. Noi parliamo di siamo in double digit di riduzione del costo di conversione, che vuol dire in euro, perché siamo assolutamente pragmatici, 6 milioni di riduzione anno su anno, che è circa un 1,5% di riduzione del COGS. Qui stiamo parlando del solo perimetro industrial, quindi manufacturing, fabbriche e ingegneria di processo. Abbiamo provato a, e in questi quadranti in cui abbiamo provato a declinare e mettere a confronto l'effort e la performance con anche l'investimento in termini di capex, a declinare quello che deve essere il percorso. Se in fase iniziale, l'esperienza che abbiamo avuto durante lo scorso anno, iniziative guidate da entusiasmo, iniziativa individuale, eccetera, comunque nell'ambito di quella che viene in nomenclatura chiamata erba alta, ti porta risultati e anche risultati importantissimi. Quell'11.4 si legge 6 milioni di euro per un'azienda che ne fattura 400, è fondamentale nel proseguo del programma che si divenga sempre più sistematici ed integrati nella gestione del programma. Non si parla più di progetto, ma si parla di programma e si parla di un cluster di progetti a cui tutta l'azienda guidata dai pillars lavorino in maniera integrata. Chiudo con un'immagine a cui siamo legati. Noi pensiamo che ci sia un mare di opportunità, le vogliamo vedere con i giusti occhi, e oggi il Workplace Manufacturing ci sta aiutando a vederli e ci sta dando anche degli strumenti robusti per analizzarli e risolverli, perché vogliamo crearci uno standard di best practices che ci faccia continuare ad essere leader mondiali di tecnologia, di design, di prodotto, ma soprattutto ed anche di competitività, mantenendo la nostra creatività. Grazie.